Salve a tutte, benvenute o bentornate sul mio canale. Allora, oggi come vedete siamo in un nuovo video refill. Io ho già smontato tutta la copertura precedente, qui vi metto la foto della copertura che aveva in precedenza mia madre sulle unghie, perché queste qui sono le unghie di mia madre. Finalmente si è decisa a cambiare forma e sta continuando a rifarle a mandorla, anche per questa volta. E allora, come avete visto, io ho già rimosso tutto il prodotto, vi ho saltato il passaggio della rimozione della dry manicure, quindi procedo direttamente con il nail prep e il primer, e adesso sto andando con una passata sottile di base Mantra. Questa qui è la colorazione natural, mi piace un sacco, molto molto bella, anche per realizzare un semi permanente con rinforzo e lasciarlo così semplice, perché veramente è una colorazione molto delicata e molto bella. Allora, come vedete, io come al solito faccio le prime 4 dita e le mando in lampada a 30 secondi. Dopodiché vado con entrambi i pollici e li mando insieme 30 secondi, perdonatemi. Dopo la base procedo con il mio amatissimo Acrygel. In questo caso sto utilizzando sempre lui, l'Acrygel Pink di Be Nail. Non vi ho mostrato il tubetto, però ve lo dico a voce. E vado ad aggiustare, diciamo, la mia struttura, la mia unghia. E su alcune unghie vedete che sono rimasti residui della copertura precedente, perché abbiamo fatto precedentemente, come avete visto in foto, l'effetto quello lì milk ombre, e purtroppo quell'effetto viene fatto dalla base, quindi per evitare di limare troppo sulle unghie che non mi serve il colore naturale, ma che va coperto con un colore un po' più carico, l'ho lasciato un pochettino. Mentre invece sull'indice e sul medio mi serve un colore naturale, perché andiamo a realizzare una nail art estiva. E vi lascio al procedimento che vi ho velocizzato, questo qui dell'applicazione dell'Acrygel. Non vi ho saltato più nessun passaggio, infatti in questo video per la prima volta vedrete che vado a lavorare su entrambe le mani. Ovviamente la nail art sarà uguale a entrambe le mani, e anche sulle stesse dita su tutte e due le mani. Quindi vi lascio al procedimento dell'Acrygel e ci sentiamo tra poco. Finalmente siamo arrivati ai pollici. Come vedete, anche con l'Acrygel stessa regola della base, stessa regola, anche se al posto dell'Acrygel ci fosse stato il gel, avrei sempre comunque fatto i pollici a parte. Mi trovo bene, perché così si asciugano bene, cioè bene tutte le dita, perché prima mi capitava spesso che non mettevano bene il pollice in lampada e magari nel laterale non si asciugava bene, e io poi dovevo rimuovere il prodotto e perdere un sacco di tempo.
Allora ragazze, nel frattempo qui vado a limare, aggiustando la mia struttura. Mi voglio scusare ancora con voi per l'assenza qui sul mio canale, anche sugli altri social, però vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, perché lì comunque vi sto postando qualche storia al giorno e qualche foto, che ho veramente tantissime di quelle foto arretrate. E purtroppo in questi mesi va un pochettino così, poi da settembre cercherò comunque di recuperare e di essere molto molto più attiva sia su YouTube che sugli altri social. I contenuti in realtà ce li ho, però è proprio il tempo materiale di poterli editare, sia per i video che per le foto, quindi niente, è un pochettino così. Allora, come vedete, io vado ad aggiustarmi la mia forma e la mia struttura a tutte le unghie. Questo passaggio ve lo taglio un pochettino, altrimenti poi veramente sarebbe molto molto lungo il video, e anche perché poi, come vedete, io faccio lo stesso procedimento per tutte le unghie. Quindi vi mostro soltanto questa mano qui e poi passeremo direttamente alla decorazione della nostra, delle nostre unghie. Vado a togliere bene bene tutti i residui di polvere dalle mie unghie, e abbiamo scelto di utilizzare questo colore di Nelera, che è un bellissimo fucsia fluo, e questo colore qui lo andremo ad utilizzare. Vado ad effettuare di ogni colore due passate, io però nel video ve ne mostro una sola, e questo fucsia fluo lo utilizzeremo sul pollice e sul anulare di entrambe le mani. Invece per il mignolino abbiamo scelto di utilizzare un nero, e in questo caso sto utilizzando il colore Extra Black di Passione Unghie nella versione semipermanente, e invece sul medio e indice di entrambe le mani sempre siamo andate ad utilizzare questo colore di Lady Nile 279N, che è un colore molto molto naturale, rosato ma molto naturale, come state vedendo. Questo qui è un pochettino, è molto bello come colore, però è un pochettino tipo come colori pastello, rilascia veramente tantissime venature all'interno, però con due passate, con la seconda un pochettino più doppia, viene abbastanza bello come colore, viene abbastanza coprente. Allora, dopo aver finito entrambe le mani con la seconda passata di tutti i colori, andiamo sempre con lo stesso colore fucsia di Nelera a crearci sul dito medio due metà di, in pratica sarebbero due fette di melone di anguria, e sul dito medio ne andiamo a creare metà sull'angolo superiore e metà sull'altro angolo opposto inferiore dell'unghia, mentre invece poi sull'indice, sempre con lo stesso colore, e andiamo a realizzare un'altra fetta di anguria. Però sull'indice ne andiamo a fare soltanto una. E per il decoro ho fatto un'unica passata, perché come vedete questo fucsia fluo è molto molto coprente, quindi un'unica passata è bastata veramente. E dopo aver fatto polimerizzare in lampada queste fettine di anguria, vado poi con un gel paint bianco a disegnarmi un po', diciamo, il contorno appunto di questa fettina di melone, ricreando un pochettino la parte più chiara, più bianca
dell'anguria e successivamente sono andata a prendere un colore verde fluo. Questo verde fluo che ho io è l'unico verde fluo che ho al momento ed è di Lady Nile, anzi no, ne ho uno di Be Nail che mi è arrivato un bel po' di giorni fa, però me l'ero praticamente dimenticata e ho scelto però di utilizzare questo qui perché, come vedete, è in trasparenza, quindi andando ad utilizzarlo sul bianco si crea un pochettino di sfumatura, viene la parte, diciamo, esterna dell'anguria della nostra fettina un po' più scura, proprio a ricreare la buccia. E mi piace tanto questo effetto qui. Poi successivamente con un paint nero invece vado a disegnare i semini della nostra anguria e questo lo faccio su tutte e tre le fettine di ogni mano e perdonatemi ragazze, però purtroppo non mi ero resa conto di essere uscita fuori inquadratura, quindi però credo che comunque bene o male si riesca a vedere il decoro. E poi successivamente con un pennello super super fine, sempre con il paint nero, vado a ricreare, diciamo, queste linee sottili in mancanza dello spider gel nero. Sono andata quindi a disegnarle io a mano, cercando di farle quanto più sottile possibile. Ho utilizzato un gel paint nero che è bello denso, quindi come vedete nel frattempo vado a disegnare le linee su tutte le dita, non si espande dalle altre parti. E se magari invece avete un paint nero che comunque tende ad aprirsi un pochettino, fate un decoro per volta e lo mandate in lampada a bloccare qualche secondo. Questa è la nail art, molto molto carina, mi piace un sacco, poi non so voi. E dopo aver polimerizzato anche il paint nero andiamo a sigillare. Per sigillare sto utilizzando il glossy della linea Mantra di Be Nail, che è veramente super lucido, rimane super lucido fino al refill, e quindi anche questo glossy ve lo consiglio. Anche questo qui è senza dispersione e come al mio solito vado a sigillare prima le quattro dita e poi i pollici successivamente a parte. Una volta terminata la polimerizzazione del sigillante aspetto 60 secondi che raffreddi e dopodiché vado ad applicare l'olio per cuticole e vado a massaggiarlo un pochettino sulle cuticole e sui polpastrelli. Mi raccomando, questo qui per me è un passaggio fondamentale perché comunque le cuticole vengono trattate un po' con la lima, un po' con il taglio. Conviene sempre andarci ad applicare un po' di olio per ammorbidirle. E dopo aver applicato l'olio, questo qui che adesso vi mostro è il risultato finale. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che non vi siate annoiate. Se così, commentate con una bella anguria, una bella emoticon dell'anguria. Se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like e poi vi aspetto in privato nei social o qui giù nei commenti. Un bacione. Al prossimo video.